Allora siamo in compagnia di Armando Puddu, ottantenne, ormai ottantenne, bravissimo tecnico. Signor Puddu, ci può raccontare, 84, con una buona salute, come diciamo dopo, una buona salute. Ci puoi raccontare un po' la tua storia? Ho saputo che sei in grado, anzi da anni lo fai, di riparare tutte le radio antiche, è vero? È moderne anche. Allora, come hai iniziato? Iniziate che ho cominciato ad andare appresso un maestro, Lombardi Alberto. Ora in Canada, non so se è morto, sì, non è vivo ancora. E purtroppo l'ho preso con tanta passione che è rimasta nel cuore. E poi, diciamo... Sono andato a scuola, quando sono andato a scrivermi a Foggia, ho fatto le scuole elementari. Capito. Sono andato a Foggia, sì, a Santa Concarsi, si chiama. All'istituto industriale? Industriale? Altamura. Sì. E ho fatto i 5 anni, normale, da perito elettrotecnico. Sì. Quindi sei perito elettrotecnico, quindi sì, questa passione, diciamo, hai anche studiato. Sì. Tutto studiato, promosso con i voti quasi massimi. Bene. E poi dopo ho finito e volevo fare l'elettronica anche. Ho capito. E allora sono andato a Napoli, a San Giuseppe Vesuviano. Vesuviano. Una piccola scuola, diciamo, sì. A pagamento, sì, privato. E lì ho fatto 3 anni di elettronica. Di elettronica. Dopo dovevo andare a Bari per iscrivermi all'università. Non hai voluto continuare. Oh, questa passione poi per l'elettricità, per le radio, come è venuta? Sempre? Dal primo giorno. Sempre. Io facevo appresso il maestro, un radiotecnico, abbiamo detto Lombardi. Sì, sì, allora. Certo Lombardi. Sì, e lui era il tecnico radio. Poi man mano ho cominciato a fare le compagnie di televisori, il Lombardi non... Hai fatto, sì. Io ho fatto i televisori bianconieri all'inizio e ho fatto anche quelli a colori. Io qui rivedo che adesso vedo... Che adesso le inquadro, sì, delle, che cosa sono? Delle radio antiche? Delle valvole termioniche, è una radio antica questa qua? Vecchissima, del 1956. 1956? Teniamo vicino al libro lo schema. Che ho capito, quindi tu ti studi lo schema e poi sì, sostituisci, sì, le valvole, fai un po' di tutto, insomma. Perché quando io lavoro qua, la prima cosa non lavoro io, ho ma capito, i libri. Hai anche tutti i libri, i testi, questi sono dai quali prendi? Dei testi, Marelli, sì, Marelli sì, 500. Sì, sì. Io prendo il libro, ah, ho capito, la materia, e quindi messo su, e ho mi capito, ho capito, schemario, incredibile, tutti i televisori del mondo. È vero che vengono anche da altre parti, sì, da te qua per farti riparare? Sì, vengono molti amici, delle volte anche da fuori, anche da fuori, sì, anche per farti riparare. Ah, per riparazione sì, vengono da fuori, dei paesani portano da Milano. Radio antiche, perché qui non ce ne sono. Non c'è nessuno. E in provincia di Foggia ci sono tecnici come te che riescono a riparare? Pochi sono rimasti. Pochi sono rimasti, fanno qualcosa, ma vengono sempre per qualche spiegazione. Ho capito. Per qualche cosa. Ho capito. Gli amici, per domandare. Va bene. Che si trovano in difficoltà. E vengo da te. Allora, signor Armando, sei stato brillante, brillantissimo anche. Auguri per i tuoi 84 anni, grazie per l'intervista e continua sempre con il tuo lavoro. Grazie.